E buongiorno ragazzi, era da un po' che non vi facevo un video alla guida della mia Berta. Sono comunque con la mia fida bicicletta caricata dietro e come avete letto dal titolo non sto andando a farmi un giro in collina, ma bensì sto andando a Vigliano Biellese a fare finalmente la visita dal biomeccanico in modo che mi metta in sella alla perfezione. Era ormai quasi più di un anno che ero in dubbio se farla, non farla, che volevo farla perché comunque un po' di problemini, se faccio troppi chilometri, mi vengono fuori, tipo qualche formicolio al quarto dito del piede sinistro, un po' di problemi alla mano anche lì se faccio tanti chilometri, e ogni tanto mi si blocca un po' anche qua dietro la spalla, dipende magari dalla posizione. E quindi sono sempre stato in dubbio perché comunque non è propriamente economica come visita, però a questo punto è necessario. Adesso che sto facendo un po' di chilometri, direi che ora ed è giusto farla, quindi investiamo sti soldini e vediamo di tirarci un po' dritti su sta sella. Poi, essendo io un metrologo che lavora in sala metrologica di una ditta metalmeccanica, misure di precisione, eccetera, il pensiero di farmi misurare dalla testa ai piedi con dei laser, delle telecamere, vedere la mia posizione in sella durante la pedalata, mi stuzzica un pochino come idea. Molto bene ragazzi, sono già in macchina direzione Vercelli, la visita è durata un paio d'ore abbondanti, Fabrizio è decisamente disponibile, infatti come avete visto ho potuto fare anche qualche ripresa all'interno, non ne ho fatte tantissime perché non mi andava di approfittarmene, di essere troppo d'intralcio mentre lui comunque era lì a lavorare. E come dicevo, sulla visita è stato disponibile non solo per quanto riguarda i video, ma anche perché ha spiegato molto bene tutti i vari passaggi, le misure, il perché, e mi ha fatto tutte le varie regolazioni, e ha detto che comunque non ero messo malissimo, però comunque ha dovuto ovviamente fare degli aggiustamenti, soprattutto sulle tacchette, posizione delle tacchette, e mi ha riportato tutte le misure come dovrebbero essere sulla mia bicicletta. Dovrò solo cambiare l'attacco manubrio perché sarebbe leggermente più lungo, un paio di centimetri più lungo rispetto a quello che ho attualmente, ma quello me lo cambio io, tanto l'altezza me l'ha già regolata, è solo da cambiare l'attacco. E non mi resta che andare a pedalare, provare, fare 3 o 4 uscite almeno per riabituarmi alla posizione, alla nuova posizione, che inizialmente magari non mi troverò, ma secondo me già con le prove che abbiamo fatto lì ho sentito già che la posizione era migliore e sicuramente ne gioverò. Eh sì, come i bambini, appena arrivata a casa sono dovuto uscire a provare subito la bicicletta col nuovo assetto. Voi vi starete chiedendo, ma non hai ancora cambiato neanche l'attacco manubrio? E avete ragione, perché quando sono arrivato a casa i negozi ormai erano chiusi e faccio giusto sto giretto di 30-35 km solo per curiosità, poi quando torno e i negozi saranno aperti vado a vedere se hanno l'attacco delle misure che mi servono e spero di sì, così per domani ce l'ho già e lo monto e faccio il giro tutto come da istruzioni. Ho fatto adesso i primi 30 km e considerando che appunto non ho ancora cambiato l'attacco manubrio per avere la posizione esatta venuta fuori dalla visita biomeccanica,
e che comunque anche Filippo mi ha detto che bisogna fare 3-4 uscite, un po' di uscite da non troppi chilometri per adattarsi alla nuova posizione, posso comunque dire che mi trovo già mediamente meglio di come pedalavo prima. Ho solo ancora quel problemino che avevo già prima col quarto dito del piede sinistro che tende un po' a formicolare, decisamente molto molto meno di come era prima, però sembra che me lo faccia ancora un pochino. Vediamo con le prossime uscite, con l'attacco manubrio giusto e poi vi dico le considerazioni esatte, nel caso tanto comunque dovrò andare a fare un secondo controllo dopo un po' di uscite eccetera, e vediamo, si risolverà anche quella, comunque già molto meglio. A dopo ragazzi. Venerdì ho trovato subito l'attacco manubrio della misura giusta nel negozio Vercelli, quindi non ho dovuto aspettare. Sabato l'ho montato, ma ha piovuto tutto il giorno, quindi ho evitato di uscire. Oggi è domenica, stamattina ha comunque diluviato. Poi è venuto fuori sto bel sole e ho deciso di venire al laghetto dell'Olmo, che sono circa 35 km, per provare l'assetto esatto con l'attacco manubrio giusto. E devo dire che le sensazioni sono tutte positive. Molto bene ragazzi, ormai ho pedalato quasi 500 km da quando ho fatto la visita dal biomeccanico, da quando Filippo mi ha settato per bene la bicicletta in base alle mie misure antropometriche, e posso confermare che la posizione in sella che ho attualmente la sento molto più mia, molto più comoda, riesco a pedalare in maniera più fluida. I fastidi che avevo, in particolare quello che avevo qui sulla spalla, è completamente sparito. Ho ancora dei leggeri formicoli, come dicevo all'inizio del video, al piede sinistro, ma decisamente inferiori a come li avevo con la vecchia posizione che avevo sulla bicicletta, quindi vuol dire che si sta lavorando nella maniera corretta. Dovrò quindi andare magari di nuovo da Filippo a spiegargli ancora le cose, e forse basterà ancora qualche piccola regolazione, visto che appunto è diminuito molto il fastidio che avevo rispetto a prima, e magari con la regolazione delle tacchette o ancora qualche micro aggiustaggio si riesce a risolvere anche queste. Quindi consiglio a tutti, nella possibilità, di fare una visita biomeccanica, perché aiuta sicuramente, e non si può continuare ad andare per tentativi come facevo io, perché sì, provi, alzi un po' la sella in base a come ti trovi, allunghi il manubrio, cioè non si può fare così quando inizi a fare un po' più di chilometri come sto facendo attualmente, quando si fanno soprattutto viaggi dove fai tanti chilometri con pesi, borse, quindi è sempre meglio farsi dare una controllatina e essere sicuri di quello che si fa, anche per evitare di rischiare di farsi del male inutilmente e godersi il viaggio. Quindi ragazzi, se potete fate la visita al biomeccanico. E per questo video la chiudo qui. Se avrò ancora delle altre correzioni vi dovrò dire le migliorie che avrò, farò eventualmente un altro video. Perciò game on a tutti e buone pedalate. Ciao ragazzi.